안녕하십니까? 저는 대한민국에서 Buongiorno, sono Yoo In-chon, il ministro della cultura, dello sport e del turismo della Repubblica di Corea.오늘 우리 한국과 이탈리아의 수교회 Sono felice quest'oggi di incontrare i rappresentanti della stampa coreana e italiana in occasione del 140° anniversario dei rapporti diplomatici tra Corea e Italia e dell'anno dello scambio culturale. 우선 사실은 E innanzitutto, ecco, come potete constatare anche voi in sala, sono presenti moltissimi vostri colleghi coreani che sono venuti appunto dalla lontana Corea. Mostra, vabbè, ovviamente anche per l'importanza dei 140 anni dei rapporti diplomatici tra i nostri due paesi. Comunque sia, questo è la dimostrazione lampante appunto dell'interesse, del crescente interesse, del continuo crescente interesse che c'è da parte della Corea verso l'Italia. E nonostante ciò, appunto, nonostante questa storia molto lunga di rapporti, magari questi rapporti potrebbero essere più intensi, potrebbero essere sviluppati. Rispetto appunto al tempo trascorso, siamo convinti che questi rapporti possano essere migliorati ulteriormente.안 왔지 않았나 이런 관심의 표현이라고 생각을 합니다. 아마 한국 사람들이 생각하는 이탈리아에 대한 생각은 같은 Inoltre, poi il nostro popolo, il popolo coreano, per certi versi sente anche molte cose in comune con l'Italia. Innanzitutto, da un punto di vista geopolitico, perché comunque sia sono entrambi delle penisole. E inoltre, tutte queste caratteristiche portano ad avere anche caratteristiche peculiari anche nei modi in cui vengono contraddistinti questi due popoli. In Corea abbiamo il concetto di hŭn, di mo, di ki, che potremmo definire in Italia il sapersi divertire, il sapersi anche mostrare in una certa maniera e anche il ki che sarebbe il talento per anche nel campo culturale artistico. Il primo trattato appunto per i rapporti diplomatici tra la Corea e l'Italia è stato stipulato nel 1884. Allora il nostro paese si chiamava Joseon ed è un paese che all'epoca aveva subito moltissime difficoltà, aveva subito la guerra e c'erano state anche moltissime difficoltà dal punto di vista sociale. E da allora sono successe tante cose, da un paese così che poteva essere umile è diventata, da quello che so, la settima potenza economica mondiale. E poi conoscete tutti il K-pop, oppure tutti i nostri vari contenuti che spopolano nel mondo. E la Corea comunque ha cominciato ad intrattenere, a ispirare, ad avere rapporti con persone di tutto il mondo e ad ispirarle. 이탈리아도 아마 역사와 Ovviamente anche l'Italia ha moltissime cose di cui vantarsi per la sua storia, per la sua tradizione. Anche il nostro paese, la Corea, ha comunque alle spalle più di 5.000 anni di storia. E appunto in occasione del 140° anniversario dei rapporti diplomatici tra i nostri due paesi, quello che vogliamo portare qui in Italia, quello il punto di incontro che deve essere tra i due paesi, è appunto preservare e tramandare le nostre preziose origini, le nostre inestimabili tradizioni. Ma allo stesso tempo questo deve essere la base per poter creare una cultura nuova e moderna. È questo il nostro intento, portare qualcosa di nuovo, ma ricordandoci sempre della nostra tradizione. La Corea dà moltissima importanza alla preservazione e alla tramandazione delle nostre tradizioni, ma comunque sia non ci fossilizziamo, non ci fissiamo sui preconcetti, non rimaniamo indietro nel nostro passato. Vogliamo creare qualcosa di nuovo e da questa novità, da questa modernità vogliamo creare nuovi incontri che possano armonizzare, che possa essere un incontro tra l'Occidente e l'Oriente, e appunto tra l'Italia e la Corea. Buongiorno, sono Yong Ho-sung, il capo ufficio degli affari culturali internazionali presso il nostro ministero. Innanzitutto, per anni, anche da un punto di vista, ecco, parlando a livello governativo, c'è stato un impegno continuo da parte del nostro governo con politiche favorevoli, ma innanzitutto è stata decisiva la creatività e il talento dei nostri artisti. Poi anche il sistema, diciamo, potremmo dire, di istruzione scolastico è leggermente diverso. Abbiamo tantissime facoltà specializzate a livello universitario dei vari generi artistici. I giovani artisti che si laureano, che si specializzano in queste facoltà, poi sono in estrema concorrenza, diciamo, tra di loro.
per poter mettere in mostra i loro talenti e le loro doti speciali. E questi giovani, potremmo dire dagli anni 90, non si sono limitati a studiare e a mostrare il loro talento solo entro i confini nazionali, ma hanno cominciato ad andare anche all'estero. E inizialmente appunto le serie TV, i film, questi contenuti che conosciamo tutti quanti anche oggi erano molto popolari soprattutto in Asia e nel sud-est asiatico. E in seguito poi è arrivato, c'è stato l'avvento dei K-pop verso gli anni, primi anni 2000, mostrando anche un nuovo lato della cultura coreana. E poi, come immagino sappiate già tutti molto bene, più recentemente c'è stato l'avvento dei BTS oppure delle Blackpink nel campo del K-pop, della musica. E per quanto riguarda i film, il conosciutissimo Parasite, oppure le serie TV trasmesse soprattutto su Netflix, la più conosciuta è Squid Game. Comunque sia, non bisogna dimenticare anche i nostri artisti sul campo dell'arte, delle arti plastiche, della danza, della musica, che comunque sia primeggiano in tutti i maggiori palcoscenici internazionali, senza poi dimenticare anche il susseguente interesse per quanto riguarda la nostra cucina e la nostra cultura tradizionale. E ovviamente anche per cercare di implementare questo movimento, questo interesse, abbiamo in tutto il mondo 42 istituti culturali coreani nei vari paesi, oltre a 248 scuole fondate dalla Fondazione Sejong. Da parte nostra, a livello governativo, ci siamo sempre impegnati nel creare enti autonomi, anche agenzie che possano supportare sia dal punto di vista economico che delle strutture, dal punto di vista logistico, i nostri artisti affinché possano mostrare il loro talento in giro per il mondo. Da quel punto di vista poi recentemente abbiamo creato un ufficio di relazioni e di affari culturali internazionale apposito per questo. Appunto, volendo rispondere in maniera un pochino più diretta alla sua domanda, sono convinto che il segreto appunto del nostro successo, appunto della nostra creatività e del nostro soft power, sia appunto nella capacità e nella passione dei nostri artisti. Ovviamente anche noi abbiamo dato il nostro contributo cercando di supportare al massimo i nostri artisti. Ovviamente la maggior parte degli artisti non vivono tutti quanti negli agi e nel lusso, e nonostante ciò penso che sia una caratteristica di tutti gli artisti, ma specialmente quello che ho notato nei nostri artisti. Al di là appunto degli agi, diciamo, materiali, quello che contraddistingue i nostri artisti è la loro grandissima passione, il loro volere a tutti i costi mostrare la loro espressione artistica, senza pensare, diciamo, in primis, diciamo, al lato economico della cosa.